Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta Nutella e Pavesini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore per il congelamento. Gli ingredienti sono burro fuso, mascarpone, panna fresca, Nutella, Pavesini, zucchero, granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa riposizionare la panna in freezer che ci servirà ben fredda. Mettiamo all'interno del boccale i biscotti, i pavesini. Chiudiamo con il coperchio ed il misurino e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo con la spatola. Aggiungiamo il burro ed azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto in una ciotola rivestita con carta da forno e foderata ai lati con un foglio di acetato e posizioniamola in frigo per almeno 30 minuti. Abbiamo posizionato il composto nella tortiera del diametro di 20 cm, adesso riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti. Nel frattempo abbiamo lavato e asciugato bene il boccale e abbiamo ripreso la panna dal congelatore. Posizioniamo la farfalla, versiamo la panna, la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo il mascarpone e lo zucchero. Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. A questo punto aggiungiamo la Nutella e amalgamiamo per altri 30 secondi a velocità 4. Il composto è ben amalgamato, trasferiamolo nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Dopo aver amalgamato per bene la nostra crema, riprendiamo la tortiera dal frigo. Dopo aver ripreso la tortiera dal frigo, abbiamo tagliato un pezzetto del pavesino e adesso andiamo a posizionarlo nei laterali della nostra tortiera, alternandoli uno bianco e uno nero. Dopo aver sistemato tutti i pavesini sul bordo della tortiera, versiamo la nostra crema. Dopo aver livellato per bene, posizioniamola in freezer per almeno 3-4 ore. La torta è pronta, sformiamola e decoriamola.
torta, Nutella e pavesini. Grazie e alla prossima ricetta!